Stiamo cotti, regà, stiamo cotti! Porca Io da puttana! una parte me l'aspettavo pure, anzi, lo ripeto come l'ho già detto all'ultima sosta, beata sosta, perché non ce la facciamo più, ragazzi. Ho cominciato a vedere qualche segnale di stanchezza da giovedì in Europa League, ma oggi proprio si è palesata clamorosamente. Cioè, ragazzi, Soprattutto nel secondo tempo, ragazzi, il calo fisico è arrivati al stato netto. 65esimo, la Roma era ferma. Già al 65esimo, non ce la facciamo più. Purtroppo paghiamo lo scotto di tutti gli infortuni e di almeno 5 partite, posso dire, consecutive nei quali hanno giocato sempre gli stessi. Hanno giocato sempre gli Sempre stessi, gli stessi, cioè, Parma che è per stato in paura grado di fa. approfittare della situazione anche per meriti loro, per carità, perché comunque hanno fatto una buona partita. Salutiamo Ciao. subito, cioè, ben ritrovati. Io voglio Cioè, solo dirti una cosa, no? Una cosa che non mi è piaciuta di questa partita. Ogni volta loro ci concedevano solo l'esterno, ci concedevano le fasce, perché per via centrali, ragazzi, passare oggi era veramente e difficile. soprattutto hanno Erano fatto un bel compatti, pressing, hanno fatto un pure. bel pressing dall'inizio alla fine. Tu ogni se ti concedono solo l'esterno, tu che cosa fai? Giustamente provi ad andare al cross, giusto? Perlomeno ci Non provi. creavamo densità all'interno dell'area di rigore. Io per 7 o 8 volte ho visto i nostri terzini o i nostri esterni andare al cross e al centro Edin Dzeko da solo in mezzo a 6-7 maglie del Parma che non l'avrebbe mai presa ogni volta. Allora, però c'è da dire una cosa, la Roma non è che gioca proprio sui cross, cioè comunque gli esterni Te da... concedono solo quello, ogni volta che andavi per vie centrali, comunque andavi a Allora... muro. Quante volte mi hai detto tu durante la partita con Kluivert che provava a tirare ma ne vedeva 4-5 e la passava, è successo su Sì, Kolarov, è successo... Non riuscivamo a tirare, cazzo, non ci riesci, devi andare per forza su vie esterne, per vie esterne metti sti cazzo di cross, ma crea la densità all'interno dell'area di rigore. allora i ragionamenti che stai a fare sono tutti giusti, però non consideri una cosa: se sei stanco fisicamente, sarai stanco anche qua, mentalmente. Quindi non hai la lucidità per poter fare quello che dici tu. Non lo fai e questi sono i risultati. Ma io non mi sento di dare nessuna colpa alla squadra perché non Ma puoi manco giocare. io, Non non mi puoi. sento di dare la colpa, manco io alla No, ma squadra, hanno fatto il perché non gliela puoi massimo. dare? Ma più che così, ma anche perché ricordiamo che la Roma comunque nel secondo tempo ci ha avuto l'opportunità di passare in vantaggio. Cioè, Palo, palo di Kolarov su punizione splendida e poi Pastore al Pastore e volo sul palo, Sepe. la palla non tocca terra, Sepe fa il Sì, miracolo. ma da quel momento in poi sei crollato. Da Quella quel infatti è momento in stata... poi sei crollato, credo che là ci sia stato proprio Esatto, è il proprio da quel divario, il momento, da distacco. quell'occasione lì che praticamente la Roma poi è crollata. Pastore sta cotto, regà. Pastore oggi Pastore, non questa ce se la non sbaglio faceva. era la settima gara Non lo consecutiva so, ma non ce e la si faceva. diceva fino a un mesetto e mezzo fa che Pastore non era in grado di fare due gare consecutive, cioè quindi per farne sette la titolare in fila penso che abbia dato anche più del massimo. E Kolarov stanchissimo, Dzeko stanchissimo, Zaniolo stanchissimo. Veretout per quanto ha potuto fare che mi è sembrato comunque uno dei più in forma e dei più in Secondo me palla, il il migliore migliore pure della Roma. oggi, però ragazzi pure la stanchezza per Veretout è arrivata verso il 70-75esimo, non ce la faccia più manco lui. Te posso dire, a E... me mi sembra Kevin Strootman, sempre più Kevin Strootman, per Già, sì, mi come ricorda la molto cattiveria, per Strootman. come sradica i palloni. Verso la fine pure lui ha perso un paio di palloni che le Madonne so partire domani 14:35 live reaction. Ironia della sorte, esce Gervinho, si fa male, entra Sprocati, suo sostituto, che probabilmente Primo sarebbe gol entrato, stagionale, permettere guarda caso con chi lo fa contro di noi. Una cosa che non smetterò mai di ripetere nei secoli dei secoli. Amen. Perché contro la Roma tutti segnano il primo gol stagionale. Cornelius che invece fa la parte dell'indemoniato, ragazzi. Non gli si Io. levava la palla, ogni volta Cioè. che piava sta cazzo di palla gli ritornava sui piedi, Gli sono cioè, stati a un marcare Fazio, trattore! Fazio, Smalling e Mancini. Non ha perso un contrasto di testa o un contrasto fisico. L'ha vinti tutti in 90 minuti. Una cosa pazzesca. Altra Quindi. critica che voglio fare alla mia squadra del cuore, e penso che sei d'accordo con me, Dipende. abbiamo preso tanti calci, quanti cazzo di calci d'angolo abbiamo preso? L'abbiamo presi tanti, sì, oggi non hai avuto la... Ripeto. Non hai capitalizzato, non hai messo in mezzo una palla decente da calcio d'angolo. Eh Oggi sì, hai. per lo stesso discorso, se non sei lucido di testa, non Però riesci a da farlo. calcio da fermo, cazzo, serve uno che sa battere bene e ce l'abbiamo. Perché comunque Ce n'hai più di Veretout, uno. appunto, Ce n'hai Veretout più di comunque uno. ultimamente li sta battendo Ma decentemente. c'hai cosa, roba, poi è Crei. entrato a under, ce l'hai. Crei densità all'interno dell'area di rigore, fai salire tutte le torri, ce n'hai tante, devi sfruttare quell'occasione perché Lo questa so. era una partita che solo così potevi pareggiare. E io quando siamo passati svantaggio, l'ho pensato subito, ho detto stiamo cotti, siamo passati svantaggio, la botta psicologica, le gambe non vanno, la testa non va,
molto probabilmente questa la perdi 1-0, è andata peggio perché ci hanno fatto pure il secondo su ripartenza. Il secondo gol, quello è stato secondo me proprio l'emblema della stanchezza. No, là proprio si stavi cotto, ma non stiamo cercando scuse, non è che stiamo a dire abbiamo perso perché eravamo stanchi. Allora, no, io purtroppo dobbiamo fare una distinzione, io sono il primo a non dare alibi alla squadra, ma questo purtroppo è un dato di fatto. È un dato di fatto. Cioè, la Roma sta giocando con gli stessi giocatori per via di infortuni e sovrainfortuni che... Pure Spinazzola prima è uscito al primo tempo, è uscito. Girato un cazzo per un altro motivo, perché santo cielo, per non dire altre cose, c'hai Santon. Sai che poteva stare in dubbio Spinazzola. Che fai? Lo vai a rischiare, ma però... non lo rischiare, già sei contato. Fai giocare Santon. C'hai Florenzi. Florenzi non si sa che fine ha fatto, non lo mette più, non si sa. Florenzi gioca, ma l'ha sempre detto all'inizio. Non lo vede come terzino. Non lo vede come terzino. Tutto quello che te pare. Gli offre più garanzie Santon, a quanto ho modo di vedere. No, cioè, se lo fa metti giocare prima Santon, devi andare alla rischia, che comunque stava in dubbio, affaticamenti e cazzi vari. Sarei affaticato un altro fragilino del cazzo, porca mignotta, ma non si sa. Spinazzola si giocatore è abbastanza fragile, sì, questo ma lo sapevamo già da quando è arrivato a Roma, insomma. Voglio vedere la classifica, che ecco, palle. Mi dispiace più che altro per la classifica, perché adesso la Roma dal terzo posto precipita al sesto e rimane a pari punti con l'Atalanta, 22, e al momento terze ci sono Lazio e Cagliari. Ragazzi, io sinceramente l'avevo quasi messa in preventivo, non dico una sconfitta, però comunque non una vittoria in questa partita, perché pure vedendola in corso d'opera si era visto che comunque la Roma gli mancava quello spunto, quel piglio. Vabbè, che si era visto pure giovedì. Pensavamo che un pareggio la Roma se lo poteva portare a casa. Ci speravo. Sto pensiero ha iniziato a cambiarlo dopo. Infatti ho detto in corso d'opera, oggi in corso di partita, in corso di partita comunque si è visto che la Roma gli mancava qualcosa. Fateci sapere però... cosa pensate nei commenti, chiudi il tuo ragionamento. Mi va bene così, io aspetto la sosta che magari ci fa recuperare un po' di energie qualche giocatore e si riparte poi da secondo me dalla oggi, tra due settimane un pareggio dovevi provare a portartelo a Roma casa. Brescia la prossima, se non lo sbaglio. non lo so comunque Parma, che alla fine ragazzi ha dimostrato che la vittoria l'ha meritata per quel che ha fatto vedere verso il finale. Noi il palo là non siamo riusciti a passare in vantaggio. Poteva essere una partita hanno diversa in quell'occasione, se magari la buttavi dentro tra Kolarov e Pastore. Bravi a chiudersi. È andata così, ragazzi. C'è sta cazzo da fa. Non ci dilunghiamo più di tanto. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. E ci ciao. Dopo. Post partita da Juve. Ciao.